Ciao a tutti, bei ragazzi, bentornati in questo nuovo video da Dome PC. Oggi siamo qui a grande richiesta, grazie ai vostri decine e decine di messaggi su Instagram, sul canale YouTube, proprio sul video di come fare l'upgrade con SSD RAM sull'Acer Nitro 5 di casa madre Acer. E ad oggi ho portato una grande novità per voi utenti che avete bisogno di prestazioni, specialmente per voi gamer, voi giocatori appunto del gioco estremo. Casa madre Samsung fornisce per noi che abbiamo bisogno appunto di prestazioni l'SSD M2 980 Pro, un SSD capace appunto di dare tanta velocità. Pensate voi, il 980 e versione 4.0, perché da distinguere appunto per l'installazione sulle schede madri su 4.0 o 3.0. In questo caso Acer, mio Acer, è una versione alla sua scheda madre 3.0 PCLE o PCL troveremo. E sì, perché le nuove schede madre di ultima generazione molte le fanno 4.0. Invece per chi magari ancora appunto per i computer portatili oppure per altri tipi di schede madri si troveremo 3.0. L'SSD questo qua dovrebbe funzionare appunto, non magari a livello proprio prestazionale di, pensate voi, la velocità di lettura che riesce a fare 7000 MB al secondo. Pensate voi che una chiavetta USB 3.0 dà soltanto 70-80 MB al secondo. Quindi guardate voi la prestazione che fornisce questo rispetto specialmente anche gli SSD SATA da 2.5 che abbiamo visto nel video che lascio anche sotto in descrizione come installarlo. Quindi che andava alla sua velocità era di 500, 600, 700 megabit al secondo specialmente. Andiamo subito a fare l'unboxing. È arrivato un nuovo di pacco, questo SSD, ecco qua, 980 Pro. PCLE 4.0 M2 sigillo, ecco qua, io l'ho ordinato da 1 TB. Esistono appunto versioni più capienti, anche addirittura da 2 TB. Io l'ho ordinato da Amazon, lascio anche il link sotto in descrizione se qualcuno fosse interessato, magari anche la versione 3.0 che comunque il costo è un po' più alto. Ecco qua. Questo io lo definisco il mostro dell'eccellenza degli SSD M2. Quanto Corsair, Samsung ha portato la versione Pro appunto per voi che avete bisogno veramente di prestazioni a livello di gioco, a livello comunque che non abbia bug. Ecco qua. Ecco qua questi pin che dovete controllare, che certe schede madri portano sia i pin qui a destra che sulla sinistra. Questa è la versione che porta solo sulla parte destra, ecco qua, e gli Acer Nitro 5 appunto sono compatibili per installare, eccolo qua. Allora, per la compatibilità dell'SSD sulla scheda madre, per vedere se 3.0 o 4.0 è la vostra scheda madre, basta semplicemente installare un programma che viene chiamato CPUID-Z. Andiamo appunto sul sito principale, eccolo qua, facciamo accept all, andiamo su configurazione italiano, chiudiamo la pubblicità, scarica ora, il file .exe facciamolo partire col tasto sinistro, facciamo sì, ok, accettiamo i termini di licenza, next, 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 crea un'icona sul desktop, install, finish. Ok, chiudiamo questa pagina, cosa facciamo? Apriamo CPU Z, eccolo qua, e andiamo a vedere appunto la compatibilità della nostra scheda madre. Ecco qua, andiamo su mainboard. Come potete vedere la scheda madre è una PCL Express 3.0, la stessa cosa dice qua, conferma bus PCL Express 3.0. Quindi in questo caso avete appunto la possibilità di scegliere il vostro SSD, magari lo trovate a buon prezzo oppure no. Vedete voi, scegliete voi. Comunque la funzionalità, anche se un 4.0, funziona se lo trovate a minor prezzo appunto di un 3.0. Allora, prima cosa che dobbiamo munirci è, per il nemico numero 1 è l'elettrostaticità. Dobbiamo munirci di un paio di guanti lattice, ok?
possibilmente aderenti, così possiamo lavorare, perché se tocchiamo le parti hardware interne o dell'SSD c'è la possibilità che si rovinano e quindi non funzionano più, ok? Seconda cosa da fare è munitevi di una serie di cacciaviti, di micro cacciaviti, eccole qua, per computer, che lascio anche il link sotto in descrizione. E credo l'unica vite che serve appunto per l'installazione dell'SSD la porta all'interno appunto della scheda madre. Se non c'è all'interno della scheda madre, basta semplicemente che la trovate presto appunto su Amazon. Ora andiamo a aprire il nostro computer. Allora, come fare? Svitando appunto tutte le viti che lo supportano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anche questa centrale. Con un cacciaviti, mi raccomando, di precisione. Parto già con questa centrale. Eccolo qua. Una volta svitate, una a una, mettiamole in un cassettino, in modo che non andiamo a perderle, ok? Ok cari amici, svitate tutte le viti del nostro Acer, ora dobbiamo semplicemente girarlo con il togli cover, che lascio anche sotto giù in descrizione, o con un cacciavite a taglio. Mi raccomando, fate piano qui sulla parte qua, non del monitor, questa parte qua, eccola qua, piano con un togli cover o a taglio, non inseritelo tutto, leggermente fate leva, eccolo qua. Io lo faccio così, poi voi vedete voi come volete farlo. Ecco qua. Mi è stata fatta tante volte la domanda, ma invalidate la garanzia? Beh, questo dovete vederlo voi, cioè, ovvero se volete fare l'upgrade, naturalmente va aperto il computer. Eccolo qua. Ora, leggermente, facendo ancora forza, piano piano, non eccessivamente. Ecco qua. Ad aprirlo da un lato, poi dall'altro, piano, ecco qua. Se avete un piccolo pennello, pulite qua le due ventole, che magari mi è stata fatta questa domanda, sento un fruscio, un qualcosa. Bene, prendete un pennello e andate a pulire queste due, non con un compressore perché butta acqua, ok? Abbiamo veramente l'imbarazzo della scelta, abbiamo due banche di RAM, abbiamo il nostro SSD principale, perché se fa parte del sistema operativo, ho installato, abbiamo visto veramente tante volte l'installazione di questo SSD SATA da 2.5, che è questo qua, l'hard disk. Mi è stata fatta parecchie volte la domanda, come mai la differenza tra questo, l'M2 e il SATA 2.5? Vedete la differenza? Dimensioni minori. Questo qua è anche portatile, basta che comprate un adattatore. Questo qua anche portatile, naturalmente i costi comunque lievitano, però eccolo qua, vedete, l'SSD, le loro prestazioni M2 che danno veramente quella soddisfazione di averlo montato. Giusto sapere di avere due SSD nel proprio computer è veramente tanta, tanta roba, cari amici. Eccolo qua, ora io vado a fare un upgrade di memoria, ma potevo addirittura clonare questo su questo, con un programma che se avete bisogno scrivetemi sotto. Oppure potevo addirittura installare il sistema operativo, togliere questo, mettere questo e extrome installare il sistema operativo. Andiamo a togliere il connettore batteria. Onde evitare che andiamo a creare danni. 1 e 1, 2. Ecco qua, perfetto. Andiamo a svitare la vite dell'SSD. Serve appunto un micro cacciavite a stella. Non perdiamo la vite, mi raccomando. Mettiamo il nostro mostro. Ecco qua, il linguetto. Andiamo a inserirlo bene, ecco qua. Comunque andiamo ad avvitare la vite. Mettiamolo bene. Questo connettore deve essere tutto inserito qua dentro. Ecco qua cari amici, SSD M2 installato. Ora andiamo a mettere il connettore batterie. Non dimentichiamoci che è la cosa principale da fare. Connettore batteria inserito. Ecco qua, mettiamo la cover delicatamente in modo... e vado
a chiudere, lo chiudiamo, ecco qua. Chiudiamolo delicatamente, ecco qua. Ora basta semplicemente mettere tutte le viti della cover. Prima vite. Cari amici, fatta l'installazione fisica del nostro SSD, ora dobbiamo fare la configurazione in modo che il nostro SSD venga visto dalla scheda madre. Come fare? Andiamo su Esplora File, facciamo tasto destro su questo PC, facciamo gestione col tasto sinistro. Andiamo su gestione disco, doppio tasto sinistro, apriamo appunto questa icona, eccolo qua, abbiamo, ci uscirà questa schermata, oppure capace che ci uscirà già un messaggio di notifica e facciamo ok, lasciamo l'impostazione principale. E facciamo qui solo su questa stringa nera, facciamo tasto sinistro, poi facciamo tasto destro, nuovo volume semplice, avanti, lasciamo default questo spazio, la lettera che vogliamo assegnare è FGH, quindi andiamo su avanti. E format in NTFS lasciamo così di standard, default facciamo fine, lasciamo un attimo che qua il disco si prenda appunto e venga visto dalla scheda madre, eccolo qua, abbiamo C, D ed E, tasto destro, proprietà, questa è la proprietà del nostro disco. Cari amici, naturalmente da precisare, se il vostro computer ha una scheda madre 4.0 naturalmente darà massima prestazione il vostro SSD. Se avete una scheda 3.0 naturalmente darà la prestazione in base al vostro hardware. Vedete voi se installare questo titano degli SSD sul vostro computer fisso o portatile. Lascio i link sotto in descrizione. Dubbi, domande, scrivete sotto nei commenti. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!